Una buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone per analizzare insieme questa giornata in Serie D, visto che in Serie B e in Serie C non ci sono più squadre abruzzesi impegnate, e allora la nostra attenzione è sul campionato di quarta serie che oggi ha visto la giornata numero 30. Ovviamente ci sono ancora tanti recuperi da disputare, poi faremo anche un punto della situazione perché settimana prossima ci sarà, domenica prossima ci saranno soltanto recuperi, non ci sarà campionato. Ma oggi due vittorie e due sconfitte per le quattro abruzzesi in campo, perché Recanatese Castelnuovo è stata rinviata per questioni legate ovviamente ai contagi Covid. In casa Castelnuovo sono stati reeffettuati i molecolari, poi vedremo le novità in casa Neroverde. È chiaro che questo va ulteriormente ad allungare i tempi di un campionato che ha visto lunedì il Consiglio federale decidere per una rimodulazione dei criteri con cui dalla Serie D si scende in eccellenza. In via del tutto eccezionale, su richiesta della LND, il Consiglio federale ha approvato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di far retrocedere solo le ultime due squadre, l'ultima e la penultima di ogni raggruppamento, sulla base del fatto, la richiesta della LND era stata fatta perché si calcola che saranno meno le squadre che saranno promosse dai rispettivi campionati di eccellenza. Questo ha posto in sicurezza in casa abruzzese ovviamente il Giulianova e la Vastese soprattutto, che erano le squadre che erano più vicine alla zona calda della classifica. Certo che è inutile nascondercelo, ha tolto qualsiasi tipo di significato a moltissime partite che vedremo da qua alla fine, comprese molte di quelle che abbiamo visto oggi. Dunque l'importanza sarà solo dalla metà in su della classifica, il fascino sarà solo per chi si giocherà il campionato, e il Campobasso ha vinto anche oggi proprio a Giulianova, ha risposto il Notaresco a Tolentino, Notaresco che rimane però dietro di qualche lunghezza e con una partita in più. Però bando alle ciance, vado a salutare in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, poi iniziamo proprio con questa tematica, ovviamente, però prima vediamo i numeri della giornata numero 30 di campionato. Come detto, due vittorie e due sconfitte. Sconfitte Giulianova e Vastese, vittorie per Pineto e Notaresco. Come detto, Recanatese e Castelnuovo è stata rinviata. Atletico Porto Sant'Elpidio Matese 0-1, Cinzia Albalonga Agnonese 3-1, Fiuggia Briglia 2-2, Giulianova Campobasso 0-1, Pineto Montegiorgio 1-0, Rieti Castelfidardo 1-0, Tolentino Notaresco 0-2, Vasto Girardi Vastese 2-1. Vediamo anche la classifica di questo raggruppamento, con il Campobasso che rimane a più 5 sul Notaresco, 64 punti. Io vi ricordo che il Campobasso rispetto al Notaresco ha una partita in meno, quindi potenzialmente dovesse vincere il recupero, potrebbe andare a più 8. 64 punti, come detto, per il Campobasso, 59 per il Notaresco, 49 per la Cinzia Albalonga, 48 per il Matese. E la bella notizia è rappresentata dal Pineto, che vincendo va in quinta posizione. Vi ricordo, come vedete agli asterischi, che il Pineto ancora deve recuperare delle partite, ma la notizia del pomeriggio è che il Pineto, squadra costruita con grandi ambizioni, dopo il lunghissimo stop, dopo i tanti recuperi messi insieme, alcuni poi effettuati, altri poi ulteriormente posticipati, per la prima volta dopo tanto tempo entra nel lotto dei playoff. 45 punti per il Castelfidardo, 43 per il Castelnuovo, 42 per Recanatese e Montegiorgio, 40 per il Rieti, 39 per il Vasto Girardi, 36 per la Vastese, 35 per la Priglia, 33 per Fiuggia e Tolentino, 28 per il Giulianova. Tutte queste squadre sono salve perché retrocedono Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio. Andrea, prima di iniziare da Tolentino, con la vittoria della vice capolista Notaresco, proprio su questo argomento rivediamo magari i risultati di oggi, perché parto dal presupposto che molte partite questo pomeriggio, di fatto con la decisione del Consiglio federale, hanno inevitabilmente perso un po' di fascino, un po' di appeal
c'erano formazioni già salve che magari affrontavano altre formazioni già salve che avevano poco o nulla da dire alla partita stessa e alle partite che verranno. Sì, infatti è una decisione che come tempistica lascia perplessi, perché si sarebbe potuto comunicare proprio a ridosso della fine del campionato, anche perché le partite sarebbero state vere nel senso più, diciamo così, specifico del termine, laddove faccio riferimento al lottare comunque per un qualcosa di concreto. Poi è chiaro che le squadre vanno in campo, non hanno l'impegno, lo ha fatto oggi il Tolentino con Notaresco, lo ha fatto sicuramente il Giulianova contro il Campobasso, però oggi se prendiamo Vasto Girardi Vastese, questa partita con i play-out ancora che si disputano è una partita sportivamente anche drammatica da un certo punto di vista, così come anche Fiuggi-Aprilia, sono partite che hanno perso di significato dopo questa decisione. Ora, se si fosse comunicato a ridosso dell'ultima giornata o dopo l'ultima giornata questa decisione, sarebbe stato meglio, perché il campionato si sarebbe portato avanti con quello che normalmente è successo nel campionato di Serie D, cioè due retrocessioni dirette più due coi play-out, e poi alla fine se c'era la necessità di dover decurtare, dimezzare il numero delle retrocessioni, si sarebbe fatto, molte si sarebbero sollevate, ma si sarebbero sollevate dopo aver giocato un campionato vero, genuino, fino all'ultima giornata. Invece così si va a togliere grande, diciamo, attrazione e attrattività al campionato per quanto riguarda la parte bassa. E attenzione, i playoff sono stati resi ufficiali in un comunicato di aprile. Però occhio che con i tempi non ci stiamo. Quasi non ci stiamo, perché il campionato ora finisce il 20 giugno dopo. Faccio vedere, Andrea, i recuperi, perché li abbiamo messi in schermata. Ti faccio vedere la scansione dei prossimi recuperi comunicati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Li riassumiamo in grafica. Eccoli qua. Mercoledì Porto Sant'Elpidio Fiuggi, Pineto Vastese, Giulianova Agnonese, Rieti Aprilia e Vasto Girardi Campobasso, questo è il 26. Domenica 30 dovete andare a destra, Aprilia Giulianova, quindi non si gioca il campionato, ci si ferma per il recupero. Aprilia Giulianova, Agnonese, Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi Castelnuovo. Poi mercoledì 2 c'è Pineto Castelnuovo, si torna a giocare domenica 6 il campionato normale e mercoledì 9 giugno c'è il recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare oggi del Tubaldi tra Recanatese e Castelnuovo. Questo vuol dire che comunque la prossima giornata di campionato, che sarà la numero 31, si giocherà il 6. Sì, allora, intanto il fatto che Recanatese Castelnuovo si debba recuperare e si recupererà il 9 giugno fa slittare quella giornata di campionato che si sarebbe dovuta giocare proprio il 9 giugno. Ecco perché il campionato che sarebbe dovuto finire dopo la penultima rimodulazione il 16 di giugno finirà il 20 di giugno, perché per una sola partita, per Recanatese Castelnuovo, un'intera giornata di campionato lascia spazio a quel recupero e quindi slitta tutto. E slittando al 20 di giugno, poi qual è il tempo per fare i playoff? La semifinale nell'infrasettimanale, quindi il 23 giugno, e poi la finale il 27 giugno, e siamo arrivati alla fine della stagione 2020-2021, ricordiamoci che poi il 28 c'è il termine perentorio, soprattutto per i professionisti, per presentare le domande di iscrizioni a tutti i campionati. Aggiungo un'altra cosa, che con il regolamento appena diramato, il Campobasso, anziché fare due partite contro due squadre che devono salvarsi, ne fa una di più rispetto a Notaresco con una squadra che ormai è salva, perché Vasto Girardi Campobasso avrebbe avuto un certo tipo di senso con i play-out, perché il Vasto Girardi è ancora una squadra potenzialmente a rischio. Ora che il Vasto Girardi è salvo, la partita col Campobasso perde di significato per il Vasto Girardi, quindi il Campobasso in questo campionato farà una partita in più rispetto a Notaresco con una squadra che è stata salvata, tra virgolette, da questo regolamento cambiato. Non è il massimo, francamente. Poi a Campobasso si lamentavano della contemporaneità, non è assicurata la contemporaneità. Tra virgolette, non è che sia a merito del Campobasso, ma alla fine questa mancata contemporaneità è ritornata con un grande vantaggio, cioè giocare mercoledì con una squadra già salva. E francamente, insomma, non è il massimo. Assolutamente. Cominciamo il nostro giro
dai campi. No, premesso Jacopo, scusami, sì, fammi chiarire, premesso che Campobasso sta vincendo questo campionato e lo sta facendo con merito, però se la mettiamo da un punto di vista delle contemporaneità e del regolamento eccetera eccetera, questo fatto ha dato documento al notaresco. Assolutamente, c'è poco da dire. Cominciamo il nostro giro dei campi, lo facciamo partendo da Tolentino, visto che hai parlato di alta classifica, con la vittoria del Notaresco, che è la vice capolista del girone F, 2-0, Notaresco che ha ritrovato Banegas, che è tornato in gol, e poi con Mancini ha arrotondato il risultato, il servizio di Matteo Falzon. Il Notaresco fa il suo ed espugna il della vittoria di Tolentino grazie ad una rete per tempo. La compagine del presidente Di Giovanni in terra marchigiana ha conquistato la vittoria numero 17 in stagione, la nona in esterna. Banegas e Mancini i marcatori. Tra i cremisi, maglia da titolare per gli ex Ruci e Padovani, solo panchina per l'altro ex rosso-blu Minella. Recuperi importanti per mister Epifani, sostituito in panchina ancora dal vice Falasca. Di nuovo nell'undici titolare Banegas, assente dal 1° aprile scorso, si rivedono in panchina il talentuoso Cancelli e Marcelli, quest'ultimo alla prima convocazione stagionale tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. E Tortelli al minuto 8 a creare il primo pericolo per la difesa abruzzese, il suo colpo di testa termina di poco sul fondo e ancora la formazione cremisi a rendersi pericolosa. Corre il minuto 20 quando Padovani si invola verso la porta, prodigioso il recupero difensivo di Massarotti che rimonta l'attaccante di casa e sventa la minaccia. Due giri di lancette più tardi l'occasione capita a Lattarulo che non riesce ad impattare, però il cross proveniente dalla destra. I rossoblu del presidente Di Giovanni si buttano in avanti lasciando inevitabilmente spazi alla ripartenza del Tolentino che ci prova ancora al 22esimo con Pagliari, Sciba attento, e dal 24esimo con un colpo di testa di Cicconetti, palla alta di poco sulla trasversale. Passata la mezz'ora gli ospiti coprono meglio il campo e dal 38esimo passano, Lattarulo è a terra dopo un contrasto con Laborin. Notaresco decide di proseguire, Banegas prende palla, si avvicina all'area e lascia partire un tracciante che si infila alle spalle di Giorgio. 0-1 con il 14esimo gol in campionato per il Pocio argentino. La sua assenza si è fatta sentire davvero tanto per la squadra notareschina. Prima del riposo la squadra rossoblu potrebbe raddoppiare, ma Capitan Ruggeri salva sul tiro di Aquadro al minuto 40. Le immagini di Loris e Bennato ci portano alla ripresa, che resta sempre viva ed intensa, ma con meno occasioni da rete rispetto alla prima frazione. Ed infatti bisogna attendere il 20esimo per annotare qualcosa con il colpo di testa di Padovani che termina sul fondo di un niente. I ritmi a lunga cala nonostante i cambi operati dai due tecnici, il Notaresco torna a rendersi pericoloso al 35esimo sugli sviluppi di un angolo, Giorgi è miracoloso su Capitan Speranza, poi la girata di Gallo termina alta. Al 38esimo la squadra guidata da Falasca chiude i conti, Aquadro calcia una punizione e pesca Mancini che sul filo del fuorigioco elude la difesa di casa e di testa beffa Giorgi per il suo terzo gol in campionato. È la rete che nonostante i 5 minuti di recupero certifica la preziosa vittoria del Notaresco, anche se prima del triplice fischio c'è da segnalare la doppia espulsione, una per parte per Conti e Mancini per reciproche scorrettezze. I primi 25 minuti abbiamo un po' sofferto soprattutto i nostri errori, tra virgolette. Infatti ogni volta che abbiamo perso palla loro sono ripartiti anche bene e ci hanno creato qualche difficoltà, però sempre per errore nostro. Poi dopo il gol di Banegas ci siamo sbloccati tra virgolette e siamo andati a fare il raddoppio nel secondo tempo e abbiamo gestito e condotto la partita fino alla fine, sfruttando tutte le nostre qualità che sono enormi tra virgolette. Numeri importanti, 9 vittorie esterne, 17 in campionato, Notaresco che resta a 5 punti ma resta sempre lì e vuole correre per il primato fino alla fine. Sì, noi ci dobbiamo credere, perché ripeto la matematica ancora non ci condanna al secondo posto, i numeri sono quelli che hai detto tu e quindi ce li teniamo stretti perché ci fa rendere conto a tutti il campionato che abbiamo fatto e ci crederemo fino alla fine. Non faceva caldo, non ci abbiamo avuto la forza il secondo tempo di essere pericolosi, però magari se facciamo con noi su quelle tre occasioni nitide e importanti cambiava la partita, però questa secondo me Notaresco è una squadra fortissima, più forte del Campobasso a livello di individualità, secondo me c'è un organico maggiore e queste per noi sono partite impossibili e possiamo sopperire soltanto con il cuore, l'organizzazione e a dare tutto. Sapevamo che era una partita così perché poi sono stati i combatti, perché se no loro Notaresco ti fa male se una volta si blocca una partita sui spazi. C'hanno giocatori individualmente
forti di un'altra categoria. Ho detto, per me è la squadra più forte. Vittoria per 2-0 per il Notaresco a Tolentino. Buona serata a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao. Reduce dalla gara del Rubens Fadini di Giulianova, dove era impegnata la capolista. E allora ti chiedo, visto che abbiamo sentito il vice allenatore del Notaresco Falasca, abbiamo visto le immagini. Notaresco dice, dobbiamo crederci. Te che hai visto oggi il campo basso? Fa bene. Fa bene? Certo, oggi non è stata una prestazione super del campo basso, a cospetto di una squadra sì in forma, però il divario in classifica è netto. Quindi il campo basso oggi non mi ha fatto una grande impressione. Ok, Andrea, sembrerà una coincidenza, però il Notaresco ritrova Vanegas e tu l'hai detto tante volte, ritrova anche quell'ispirazione offensiva che forse nel momento in cui poteva rosicchiare, limare qualche punto, gli è mancato. È mancato proprio Vanegas. È il giocatore più decisivo del girone, non c'è dubbio. Poi non posso estendere il discorso a tutti i gironi perché non riesco a vederli e quindi non so dire. Però i numeri e le prestazioni dicono che ha giocato una stagione devastante e che il Notaresco ha perso terreno in maniera forse decisiva proprio quando lui per tante partite è mancato. Peraltro, insomma, sappiamo come Notaresco quest'anno abbia perso troppi punti in casa rispetto alle gare in trasferta, e soprattutto nelle gare in casa Vanegas poteva essere importante. Oggi pure un tiro dalla distanza alla sua maniera, con il sinistro tra palo e il portiere, sono giocate classiche del giocatore argentino, e non è un caso che oggi con il suo ritorno la squadra abbia vinto. Ecco, guarda qui, beh, insomma, giocare bene aiuta, ma aiuta pure avere un giocatore che da 30 metri poco meno spara un sinistro così e ti mette la partita in discesa. Parliamoci chiaro, l'assenza di Vanegas ha fatto la differenza. Non dico che il Notaresco avrebbe vinto il campionato, ma sono convinto che con Vanegas in campo nell'ultimo mese il Notaresco sarebbe stato più appiccicato al campo basso e avremmo visto un finale ben più intenso. Invece il campo basso domenica, se vince a Vasto Girardi, va a più 8 con 12 punti ancora a disposizione, il campionato sarà finito. Peraltro, Andrea, ci scrivono giustamente che anche il Notaresco oggi ha giocato con un Tolentino già salvo, quindi il vantaggio non è stato solamente per il campo basso. No, ma infatti ho detto in precedenza che il campo basso avrà una partita in più con una squadra già salva, già salvata da quel regolamento, perché se si fosse giocato Vasto Girardi campo basso all'epoca, Vasto Girardi era in corsa. Vasto Girardi campo basso ora è un'altra partita, come lo sono state oggi Giulianova campo basso e Tolentino Notaresco, tutto qua. Certo, assolutamente, questo è il doppio rosso nel finale, ma quando oramai la gara era praticamente finita. Diamo la buona serata, la bandiera alle sue spalle tradisce il fatto che si trovi in Sud America, ma no, non credo almeno, a Federico Del Grosso. No. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti, salve. Ben ritrovato. Mi sentite? Che io non sono molto, ti vediamo bene. Molto capace con la tecnologia. Ti vediamo e ti sentiamo molto molto bene. Senti, ti chiedo poi, ovviamente, siccome il prossimo servizio sarà proprio Giulianova Campobasso e parleremo ovviamente di quella che è stata la tua squadra per un bel pezzo di stagione, però in primis ti chiedo, visto che ne abbiamo parlato all'inizio, che cosa pensi, visto che anche quando c'eri tu, insomma, lottavate per le zone basse di classifica, cosa pensi di questa decisione di lunedì del Consiglio federale di fatto mandare in eccellenza solo le ultime due? Che per l'amore di Dio, noi abruzzesi non possiamo che essere contenti, perché van giù una marchigiana e una molisana, per l'amore di Dio. Però questo rende il campionato probabilmente con tante partite un poco a PIL. Ma dico subito che sono contento innanzitutto per la salvezza acquisita ormai del Giulianova. Chiaramente, come è successo l'anno scorso, non è facile prendere delle decisioni visto l'emergenza che c'è stata. Purtroppo, o per fortuna, queste sono state le decisioni. Io penso che comunque dall'alto chi ha preso queste decisioni avrà
insomma, avrà calcolato ogni cosa. Purtroppo questa decisione qualcuno paga, però questa emergenza ha un po' reso difficile un po' tutti i campionati, quindi questa è stata la decisione, si prende nella maniera più serena possibile, perché se Giulianova fosse al posto delle ultime due, insomma, questa sera stavamo parlando di qualcosa di diverso, invece è successo questo. Che cosa ne pensi di questo campionato? Come ti è sembrato adesso, al di là dei recuperi, dei tanti stop, dei recuperi, diciamo dello svolgimento non proprio fluido, ecco, mettiamola così, di questo campionato, però vedendo la classifica che magari possiamo anche tenere, cosa ti è sembrato di questo campionato? Cioè, insomma, la classifica che vedi rispecchia più o meno le gerarchie che poi tu hai potuto vedere? Beh, sinceramente nei primi due posti sì, però ecco, vedo una Recanatese, anche una Vastese, un Pineto in una posizione che secondo me non rispecchia i valori iniziali, però è chiaro che è molto difficile, perché comunque regolarità nelle partite non c'è stata, quando ci si ferma. È successo che alcune squadre hanno avuto regolarità nel giocare, alcune no, e non è sempre facile poi per chi si ferma continuare ad avere un rendimento costante, quindi qualcosa chiaramente è stato falsato, però dobbiamo anche fare i conti con una pandemia mondiale, quindi devo dare atto che le situazioni sono state gestite anche secondo me fin troppo bene. C'è qualcuno che purtroppo è stato penalizzato, però ecco, il Campobasso e il Notaresco, secondo me ad inizio stagione si sapeva che avrebbero fatto un campionato di prim'ordine, insomma. Rivediamo la classifica e poi magari vediamo anche le immagini di questo pomeriggio di Tolentino prima di passare a Giulianova Campobasso, perché Federico, noi abbiamo visto il servizio prima del tuo collegamento e il leitmotiv in casa Notaresco è: comunque dobbiamo crederci. Ci sono 5 punti di differenza e il Campobasso rispetto al Notaresco ha una partita in meno, quindi potenzialmente, lo ripetiamo, potenzialmente potrebbe essere a più 8, perché hai giocato in tanti campionati. Poi in realtà sì. Quando ci si trova a questa distanza, lo si dice perché lo si dice, oppure poi in fondo un giocatore, un allenatore ci crede veramente che può cambiare qualcosa? Uno si arrende nel momento in cui c'è la matematicità del risultato, quindi nel momento in cui i giochi sono ancora aperti, chi è un professionista deve crederci fino alla fine. A me è capitato giocare nei playoff per andare in B, mi sono salvato anche all'ultima giornata per non retrocedere dalla C1 alla C2, quindi diciamo che ne ho fatte un po' di queste cose. Crederci è la priorità assoluta, chi non ci crede non è un professionista, quindi crederci ci si deve credere. Nel momento in cui arriva la matematica è chiaro che poi i giochi sono fatti, però crederci è ma al 100%. Certo. Io direi di andare a vedere, Stefano, il tuo servizio proprio dal Rubens Fadini, dove arrivava la capolista Campobasso. Queste intanto sono ancora le azioni di Tolentino Notaresco. Ci andiamo a vedere questo successo di misura del Campobasso, 1-0, Stefano Recanati. Una partita che ha ben poco da dire in casa a Giulianova dopo la notizia del blocco dei playout. Mister Bitetto, che sconta la sua seconda ed ultima giornata di squalifica, deve rinunciare a Tipaldi infortunato, al suo posto gioca D'Antonio. In panchina vanno anche Massetti e Barlafante, rimpiazzati dal rientrante De Cerchio e Forcini. Altre ambizioni invece per il Campobasso, che vede sempre più vicino il traguardo della Serie C. Cudini squalificato, deve rinunciare a Esposito e Brenci, ancora alle prese con i rispettivi
rispettivi infortuni. Nel 4-3-3 c'è l'ex di turno e giuliese Doc Bontà a centrocampo, mentre in avanti a formare il tridente tocca a Cogliati di Domenico Antonio e Vitali. Pronti via e i molisani provano a mettere subito a loro favore la contesa. Al 7° minuto, quando Cogliati si libera in area di rigore, ma al momento del tiro viene chiuso da Ferrini che ci mette una pezza. Anche il Giulianova prova a mettere paura alla capolista con un cross dalla tre quarti di Cipriani, con Paudice anticipato in corner dalla difesa molisana. Ancora abruzzesi 2 minuti più tardi con un'azione fotocopia a quella precedente. Questa volta l'assist è di Tedone. Paudice in aria gira bene di testa, ma la risposta di Raccichini in angolo è super. Non è il solito campo basso. La capolista fatica a superare il folto attento centrocampo giallorosso, che sul finale di primo tempo ha di nuovo l'opportunità di portarsi in vantaggio con Cipriani, ma il tiro del classe 2001 è preda di Raccichini. La ripresa comincia subito con un cambio tra le fila rosso-blu, con Rossetti che va a prendere il posto di Di Domenico Antonio. Sarà la mossa vincente di Cudini. Come nel primo tempo, riparte forte il campo basso, che si affaccia in area avversaria già al 6° minuto con Cogliati. Il suo tiro a botta sicura è deviato da Mora con un intervento di puro istinto. Preme ancora la formazione molisana, che passa in vantaggio al 18° proprio con Rossetti, il quale riceve da Cogliati in area di rigore. Il suo tiro trova anche la deviazione di un difensore giuliese con la sfera che termina la corsa alle spalle di un incolpevole Mora. E un Giulianova in balia del campo basso in questa ripresa. I rossoblu potrebbero raddoppiare con l'ex di turno Bontà, ma il suo colpo di testa è respinto da un attento Mora. Poi la sfera finisce sui piedi di Ladu, ma il suo tiro termina alto. I giallorossi sono piuttosto sterili nella ripresa e la conferma lo dà il calcio di punizione battuto da Cipriani, che non crea nessun pericolo alla difesa rossoblu. Cerca di chiudere la partita il campo basso per evitare pericoli sul finale di gara, così alla mezz'ora Candellori dalla distanza testa tutta la bravura di Mora, poi Rossetti a giro calcia fuori. Il campo basso cala di attenzione e il Giulianova prova ad approfittarne, soprattutto in pieno recupero. Prima con Paudice, la sua conclusione dal limite dell'area di rigore impegna in due tempi Raccichini, molto fortunato un minuto più tardi sulla punizione di Massetti, palla che bacia la faccia del palo, poi la sfera sbatte sulla schiena dell'estremo ospite per finire sul fondo. Finisce così, dopo 5 minuti di recupero, con la festa del campo basso che fa un altro piccolo passo verso i professionisti. Esce tra gli applausi il Giulianova, che nonostante il nettissimo divario in classifica avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo fatto 60-70 minuti a grandi livelli, abbiamo fatto. Purtroppo poi c'è stato quei 20 minuti del secondo tempo dove siamo un po' scesi, un po' mettici il caldo, un po' mettici qualche giocatore nostro che non stava al 100%, e quindi il campo basso, che lo sappiamo tutti, è una grandissima squadra, una buonissima squadra, e ha iniziato a fare il suo gioco. Noi guardiamo partita per partita e ci siamo predisposti ad arrivare a una classifica dove adesso non la guardavamo prima e non la stiamo guardando neanche adesso. Quindi guardiamo partita per partita e pensiamo a mercoledì già a ricaricare le batterie e pensare all'Agnonese. Sapevamo della difficoltà, soprattutto sapendo di giocare al Fatini, no? Il campo è un campo piccolo, il Giulianova ha dimostrato di avere voglia, perciò con questa voglia può mettere in difficoltà chiunque. Noi magari non siamo stati brillanti come le altre volte, ma il peso della classifica le partite cominciano ad essere troppo importanti, siamo quasi agli sgoccioli, però siamo contenti di questa vittoria. Ecco, abbiamo visto sugli spalti mister Cudini a volte anche sbracciarsi più del solito, non era tanto contento soprattutto nel primo tempo? No, non è per il discorso del primo tempo meno, normale, quando un allenatore, poi calmo come sempre Mirko, cioè, sedersi in tribuna non è da lui, perché poi lo scorso settimana non è che ha fatto qualcosa che dove si meritava 3 giornate, però hanno deciso così, perciò è anche il nervosismo che sta da fuori, vederla da lontano dalla panchina è più difficile. Oh Stefano, abbiamo visto il servizio di Giuliano Campobasso, abbiamo ritrovato quello che ci avevi descritto prima di vedere le immagini, probabilmente non il miglior Campobasso, ma è anche vero che è una squadra che ha corso tantissimo durante la stagione a livello di punti,
e che probabilmente a volte ci può stare che magari non trovi per forza di cose 90 minuti stratosferici. Ma è una squadra molto cinica, no? Perché merita anche poi di stare lassù, perché ha avuto solo qualche occasione nella ripresa, una l'ha sfruttata, una è andata vicino al gol. Peccato per il Giulianova, perché penso che un punto oggi la squadra abruzzese la meritava. Meritava di portarla a casa anche poi a coronamento di un finale di stagione, ecco, dove ha meritato tanto, ha fatto tanti punti, ha cambiato molto il suo assetto, e quindi penso oggi uscire con un punto contro la capolista sarebbe stato molto bello per tutti. Certo, assolutamente. Oh, vado da Federico Del Grosso, che aveva iniziato la stagione a Giulianova. Peraltro, se non la memoria non mi inganna, la gara di andata a Campobasso fu la prima dell'era Bitetto, con il pareggio 0-0, quindi praticamente un girone fa. Federico, ti chiedo, avevi comunque te la sensazione che questa squadra avesse al suo interno la capacità poi di inanellare dei risultati positivi come poi ha fatto? Beh, allora, dobbiamo un attimino, non facciamo confusione, perché io avevo, non dobbiamo paragonare la mia gestione con quella del nuovo allenatore, a cui faccio i miei complimenti, però io avevo una situazione totalmente diversa. Bitetto è arrivato, è stata cambiata 9 undicesimi di squadra, quindi ci sono state situazioni che poi hanno cambiato il volto del campionato, quindi io avevo una squadra totalmente diversa, 9 undicesimi di ragazzi che ci sono ora io non ce l'avevo, quindi è stata smantellata una squadra che avevo, quindi non posso fare, cioè non posso dire, non posso rispondere alla tua domanda. Ma tu, nella mia gestione, ci sono stati dei problemi. Federico avrebbe avuto comunque la possibilità di fare bene? Beh, fare bene, è chiaro che io mi sono sempre assunto le mie responsabilità, gli errori in primis li paga l'allenatore, chiaramente sono un allenatore emergente, avrò fatto anche qualche errore, però qui le responsabilità vanno suddivise su tutti i campi, quindi con la gestione di Bitetto le cose sono state proprio cambiate dalla A alla Z, quindi io ho avuto una squadra con giocatori importanti che hanno anche un po' disatteso le aspettative, perché fisicamente non stavano bene, non c'era una situazione, c'erano dei problemi, ma questo però è un'assunzione di responsabilità che è stata ammessa da chiunque, in me in primis, ripeto. Però ecco, paragonare la mia gestione con quella di Bitetto, sì, non è giusta, perché io avevo una squadra, Bitetto ne ha avuto un'altra, quindi 9 undicesimi di ragazzi io non ce l'ho avuti, c'è stato, sì, fatto un mercato nuovo, quindi poi è chiaro, il presidente con cui io ho un grandissimo rapporto, con cui ho vinto e con cui rimarrò legato per tutta la vita, ci siamo sempre confrontati eccetera, però ecco, è chiaro che da un allenatore emergente che sono io è stata fatta una scelta di prendere un allenatore che chiaramente ha avuto dei risultati, ha una esperienza, ha un bagaglio di esperienza diverso dal mio, e io sono contento che lui abbia fatto un lavoro certosino affinché la salvezza sia stata conquistata, insomma. Però ecco, i lavori sono stati diversi, la rosa era diversa, i problemi erano diversi, quindi c'è stata una grande rivoluzione dal mio esonero, quindi parlare, cioè fare la differenza oppure paragonare. Peraltro Federico, io ricordo, e forse in quel caso magari ti riferivi a quei giocatori che hanno reso meno di quanto ti aspettassi, ricordo alcuni tuoi post gara in cui tu hai più volte sottolineato: io le mie responsabilità me le prendo, forse qualcun altro, e probabilmente ti riferivi a quei giocatori che hanno reso meno di quanto forse era lecito attendersi
era giusto in quel caso che anche chi andava in campo si prendesse responsabilità, abbiamo letto male quelle che erano le tue parole dell'epoca? No, ma io in primis ho sempre messo davanti la mia faccia, le mie responsabilità, i miei anche errori, io avevo un'idea, l'ho sempre mandata avanti, però ecco, a me fa anche ridere, cioè ridere, sorridere il fatto che ultimamente si idealizza una squadra su un allenatore. Per me non è così, cioè il Liverpool è Klopp, il Manchester di Guardiola non è così, cioè lì ci sono i giocatori che fanno la differenza e ci deve essere un'assunzione di responsabilità dei giocatori quando vanno a giocare una partita. Io la penso così, poi magari la penserò male, però ecco, quando si parla, perché dopo arriviamo a dire che se la squadra ha risultati l'allenatore è un fenomeno, se la squadra non ha risultati l'allenatore è un ciuccio, e non è così, non è così. Qui ci sono delle figure, a partire dalla società, a partire dall'allenatore, ma poi ci sono gli interpreti, i ragazzi sono i giocatori, quelli che poi la domenica devono fare il loro dovere. Io la penso così, io ho avuto allenatori anche blasonati, ma noi giocatori abbiamo sempre dato quello che poi devi dare in campo, e quando poi i risultati non arrivano, sì, l'allenatore, c'è tutta una, ci sono diverse componenti, per carità, però io nella mia gestione non ho mai osservato una responsabilità di giocatori, sono stato sempre attaccato, per carità, forse perché sono emergente, però non dimentichiamoci che gli allenatori partono a fine carriera da calciatore, come sono partiti tutti gli allenatori più bravi al mondo. Quindi se dopo una società deve prendere l'allenatore di esperienza, cioè deve fare chiaramente un discorso diverso. Però ecco, dare l'opportunità ad un emergente di iniziare, io questo ringrazierò sempre Bartolini, però poi occorre anche una organizzazione in tutti i campi, perché sennò dopo si perde l'allenatore. Forse quello che dicevi te, perché molto spesso semplicisticamente e giornalisticamente si dice il Campobasso di Cudini, il Giulianova del grosso Obitetto, il Notaresco di Epifani. Allora poi è vero, Stefano, viene facile fare l'accostamento, certo, nel momento in cui la squadra non ottiene i risultati che ci si prefigge, automaticamente, siccome è la squadra di quell'allenatore, che ne so, l'Inter di Jacopo Forcella, Jacopo Forcella ha delle responsabilità, non so se... Ma guarda, il discorso che facevo, io non voglio essere frainteso, cioè il discorso che faccio io è che se io avessi allenato il Campobasso della situazione, io in questo momento sarei l'allenatore più forte della Serie D. Però io sono talmente cosciente di capire che il Campobasso, ma come il Campobasso, come il Notaresco, come tante compagini che si trovano e meritano la classifica che hanno, non che gli allenatori non siano, non fraintendiamo quello che sto dicendo. Però è chiaro che se io avessi un Campobasso della situazione, Del Grosso adesso è un allenatore. È un allenatore forte, magari invece io non sono forte, cioè capisci? Magari rendono i risultati, fanno sì che anche la mia figura di allenatore venga messa in risalto, chiaramente quel surplus magari di competenze che ti viene solo dal fatto che stai facendo bene e non dal fatto che effettivamente quindi, tu quelle competenze le abbia realmente. Esatto, quindi io sono un po' diverso da etichettare una squadra dell'allenatore. No, la squadra è fatta di giocatori che possono fare la differenza, che possono al 90° fare una giocata che altre squadre che si trovano in una classifica meno importante non riescono a fare.
Ma lì dipende dai giocatori. Cioè l'allenatore deve essere un gestore, uno che dà un'idea, uno che crede in qualcosa, che dia sicurezza, che segua i rapporti interpersonali con i giocatori, che faccia da fulcro con la società, cioè c'ha diverse responsabilità. In questo magari, per carità, sarò anche mancato in qualcosina, ma per carità, io l'ho sempre dichiarato, non è che Del Grosso che finisce a 37 anni di giocare uno si poteva aspettare chissà cosa. È chiaro che io ho fatto esperienza, ho notato dove posso migliorare e devo migliorare, però poi ci sono i giocatori, questo è il discorso. Io volevo sapere da Andrea che cosa pensa di questo discorso di Federico Del Grosso, che giustamente dice sì, un allenatore ha delle competenze, deve crescere, deve migliorare, e però poi gli interpreti sono anche quelli che decidono poi giornalisticamente, sempre, magari in maniera semplicistica, se sei bravo oppure no. Faccio un esempio, veramente, non me ne vogliate, cioè fino a mercoledì pomeriggio Pirlo era il peggior allenatore del mondo, alle 23 avevamo trovato probabilmente il nuovo hai centrato perfettamente quello che intendevo, infatti forse mi sono spiegato male, ma infatti non voglio essere frainteso, io intendevo proprio questo. Poi anche i media, la posizione dei tifosi, degli addetti ai lavori, purtroppo, secondo me, guardano solo i risultati. Quindi se fai risultati sei forte, se non fai risultati sei scarso. Questo non è, secondo me, questo non è calcio. Siccome io il calcio l'ho fatto per 20 anni, non sono l'ultimo arrivato, quindi dico la mia, però non voglio essere frainteso, per carità. Andrea? Diciamo che non tanto giornalisticamente quanto sono le società stesse che in molti casi mettono in discussione l'allenatore. No, io lo so perché ho detto giornalisticamente, che devo no, perché ci sia qualcuno che... Ma anche giornalisticamente... No, voglio spiegare che spesso e volentieri uno dice sì, l'Inter ha preso Conte, però non hai vinto lo scudetto, sei andato fuori dalla Champions, ecco in che senso giornalisticamente. Sì, ma spesso ma noi lo facciamo per cattiveria. Diciamo che il giornalismo in questi casi conta molto, ha una spinta molto molto forte. No, io non lo so, poi c'è chi fa giornalismo per bene, poi c'è chi fa giornalismo per una questione di interessi, poi questa è una questione diversa. Sì, non è tema di discussione. No, io dico no, per carità. Giornalisticamente è un tema, ma in molti casi sono le società, sono i presidenti, i dirigenti che mettono in discussione l'allenatore, e c'è sempre quel ritornello che si fa prima a cambiare una persona sola, l'allenatore che ha la responsabilità tecnica della squadra piuttosto che i giocatori. Però io su questo non mi voglio dilungare più di tanto, perché purtroppo sono delle dinamiche piuttosto incrostate. Io nel caso specifico, da osservatore esterno e quindi da uno che non conosce all'interno le dinamiche che ha vissuto Federico Del Grosso, io dall'esterno quello che ho notato è che il periodo di Federico Del Grosso era il periodo nel quale a Giulianova c'erano tanti cambi di giocatore. Era una squadra costantemente sottoposta a un restyling ed era anche difficile in quel contesto, magari Federico potrebbe aggiungere altri elementi che noi non conosciamo, io dall'esterno dico che in quel periodo probabilmente si faceva fatica a trovare una identità di squadra quando i giocatori andavano e venivano, e alcuni di quelli che c'erano non solo non rendevano per quello che era il loro reale valore, ma magari erano anche infortunati molti di questi. Quindi era difficile probabilmente per il mister mettere una squadra che avesse una identità. Quello che ho notato successivamente è che con il passare del tempo e successivamente all'avvento di Bitetto si sia trovato intanto una stabilità di organico, e poi Bitetto ha trovato una anche identità di squadra. Io ti potrei dire quella che è la formazione titolare del Giulianova sostanzialmente, che è con Ferrini, con Caso nei tre di difesa e De Moleon, a centrocampo Massetti, De Cerchio e Danna, gli esterni
esterni Tedone e Tipaldi e in attacco Barlafante e Paudice. Questa è la formazione titolare del Giulianova e si è arrivati a questo quando si è trovata anche una stabilità a livello di organico e lì Vitetto ha detto questa squadra deve giocare in questo modo e in linea di massima questa è la squadra. Quelli che hanno giocato al posto di questi titolari hanno giocato quando i titolari non c'erano perché infortunati o squalificati. Quindi io dall'esterno quello che ho notato è che nella seconda parte del campionato si è trovata una maggiore stabilità perché non ci sono stati quegli andirivieni di calciatori che invece ci sono stati nella prima parte della stagione e questo probabilmente ha inciso anche sul lavoro di Federico. Questo è l'osservatore esterno, poi se Federico vuole aggiungere qualcosa chiaramente... No, è fatto una disamina perfetta, nel senso così è stato, insomma. Cioè, ad esempio, anche Cristiano Del Grosso ha giocato delle partite a centrocampo. Io penso che se si è arrivati a quella scelta tecnica di Federico è perché lì in mezzo al campo mancavano delle pedine. Poi sono arrivati un giocatore di qualità come De Cerchio, un giocatore più di quantità come Massetti. Danna è salito di livello rispetto al giocatore che a inizio stagione ha avuto dei problemi e chiaramente il centrocampo del Giulianova ha cambiato passo. Sì, ma non entriamo su queste scelte perché non è giusto entrare perché poi ci sono tante cose, no? Tante sfaccettature che preferisco e comunque non è giusto che la mia esperienza a Giulianova sia terminata. Quindi io do un grande merito comunque al presidente che comunque si è sempre armato di coraggio, di responsabilità e comunque al mister che ha fatto un lavoro dove in campo si è vista insomma la qualità e la quadratura che poi Giulianova nella seconda parte del campionato ha avuto. Certo. Oh Federico, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per la disponibilità, ti faccio una domanda da $1 milione. Quando ti rivediamo magari con una panchina alle spalle? Beh, io spero presto. Io comunque non mi sono fermato, credo in quello che ho fatto in questo anno e mezzo. Continuo ad aggiornarmi quotidianamente, ho fatto anche la domanda per andare a fare il patentino UEFA, sto aspettando insomma delle risposte dalla parte della FIGC se sono ammesso o meno a livello di punteggio e niente, ho dei contatti, speriamo di trovare una situazione che mi consente di esprimere al meglio quello a cui credo e basta. Però ecco, per me allenare il Giulianova è stata una grandissima esperienza, piena di responsabilità. Sono contento io di quello che ho fatto per Giulianova. Su questo nessuno potrà mai mettere in dubbio il mio amore e la mia professionalità, anche se qualcuno l'ha messa in dubbio, però non è un problema. Andiamo avanti. Federico, ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo. No, io ringrazio voi, è stato veramente un piacere e niente. Vi ringrazio veramente di cuore. E noi ti aspettiamo magari prestissimo, magari chissà su una panchina abruzzese oppure, non lo so, dove vuoi. Speriamo. Grazie e rivederci presto. Grazie a Federico Del Grosso per essere stato con noi. Oh, è arrivato un messaggio... Grazie. Lungo che mi hanno inviato dalla regia perché altrimenti ce lo scrive un collega, Remigio Lanciano, inviato di CB Live. Sono rammaricato, dice che non riusciate proprio ad accettare la superiorità del Campobasso, ma non credo. Non credo. Ma se il primo tempo... ma probabilmente in generale. Che vi ricordo ha vinto tutte e due gli scontri col Notaresco, ed è vero, peraltro devo dire la verità, il secondo ancora più in trasferta ancora più nettamente del primo, aggiungo io. Dire poi che oggi Giulianova meritava il pareggio dopo che la squadra di Cudini ha avuto 6 palle gol incredibili sprecate oltre il gol lascia molto perplessi. Beh, se...
Peccato perché comunque fate una bella trasmissione, comunque noi lo ringraziamo. Confrontatevi con la controparte come è stato fatto con Massimo Epifani, ospite di un'importante trasmissione televisiva molisana. Forse sarebbe diversa l'impressione che date ai telespettatori non abruzzesi. Cordialità, cordialità nostra assolutamente, ma non era un voler mettere in dubbio, era solo che innanzitutto sì. Dire una cosa, perché oggi io ho sentito anche il collega Gianni Bruno che intervistava proprio Stefano Recanati, collega Gianni Bruno di Tele Molise, ed era concorde con l'analisi di Stefano alla fine del primo tempo, cioè che il Giulianova aveva fatto meglio del Campobasso. Quindi voglio dire, anche colleghi che la leggono più in ottica Campobasso erano concordi sul fatto che il primo tempo si era fatto preferire il Giulianova. Oh, poi in questo probabilmente va fatta anche, credo, almeno io faccio così, una ponderazione, cioè guardate la classifica, è chiaro che se fossero due squadre che sono distanti pochi punti, allora è chiaro che una squadra che costruisce 6 palle gol chiaramente ha dominato e gli dai risalto. È altrettanto evidente che qui ci sono 38 punti di differenza e quindi è evidente che una squadra che ha 38 punti in meno Se ti mette in difficoltà comunque va rilevato, poi certo. Lungi da noi voler sminuire o quant'altro, ci mancherebbe. Peraltro, insomma, Cudini ha allenato in Abruzzo, Stefano De Angelis Bontà, abbiamo detto, ha giocato, ha fatto di Bontà è di Giulianova, no. Oggi l'allenatore, che era il terzo, il preparatore dei portieri, è di Giulianova, quindi assolutamente sì, non era per sminuire niente, nessuno, anche perché voglio dire, nel momento in cui una squadra vince come ha fatto il Campobasso, che si avvia a vincerlo in un campionato con mille difficoltà, perché le difficoltà le hanno avute chi sta dietro il Campobasso, ma le ha avute anche il Campobasso, benché sia primo in classifica, e questo va ulteriore merito, perché quando vinci comunque in un campionato dove c'è il Covid di mezzo non è mai semplice. Certo. Vincere legittimando con due scontri diretti in casa all'andata e soprattutto a Notaresco al ritorno una superiorità certificata poi dalla classifica, insomma non è da tutti i giorni. Sono andato lunghissimo, resti con noi, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone per questa sera. Stefano, sei rimasto con noi perché tra poco vedremo la partita del Pineto, che ha vinto in casa 1-0 con il Monte Giorgio, però c'è stata oggi una partita rinviata ed è quella del Castelnuovo per casi di positività riscontrati nei giorni scorsi. Ci dici un po' com'è la situazione in casa nero-verde? Peraltro abbiamo visto anche la scansione dei recuperi, abbiamo visto che il 9 giugno ci sarà Recanatese Castelnuovo, sì. Eccola qua la gara che si sarebbe dovuta giocare questo pomeriggio e che non è stato possibile disputare. Ci dici un po' come stanno le cose? La terza partita, sì, da recuperare per Castelnuovo. Sì, a Pineto, Vasto Girardi, sì, e Recanatese. Allora, le cose come sono? Tu sei in trasferta, sì, peraltro, notavo. Solo due gare giocherà in casa il Castelnuovo da qui alla fine del campionato. Come stanno le cose? I positivi dovrebbero essere 5. Erano 7, poi 2 negativizzati, tutti in buona condizione, comunque sono asintomatici, però non si sono allenati, la società ha preferito bloccare un attimo gli allenamenti, hanno fatto i tamponi molecolari nella giornata di sabato, quindi in giornata di domani ci dovrebbero essere risultati, poi in base a questi si deciderà per la ripresa degli allenamenti martedì. Ok. Quindi la situazione è questa. Ok, quindi diciamo che si va verso una normalizzazione? Sì, si potrebbe andare verso questa. Poi vediamo che cosa poi si diranno questi nuovi tamponi. E ovviamente noi ce l'auguriamo. Oh, diamo la buona serata al secondo ospite della serata. Io, e mi è buon testimone, Francesco Paolo Salviani, ufficio stampa del Pineto, che noi avevamo richiesto, ci eravamo messi d'accordo per Giacomo Romano prima della gara con il Monte Giorgio, e sarà un caso, sarà forse portiamo anche un po' bene, non lo so, e oggi ha segnato il gol decisivo. Ciao Giacomo. Salve, buonasera. Eccoti qua. Grazie mille.
ti vediamo un po' più piccolo perché la connessione probabilmente non è proprio perfetta, però quindi ti vediamo con lo schermetto piccolo di quando la stanza qui non è prende bene sfortunatamente dove sono adesso. Allora facciamo così, ti facciamo vedere la gara di questo pomeriggio che hai deciso, Pineto Montegiorgio 1-0, il servizio di Paolo Renzetti, il gol di Giacomo Romano. Prosegue la scalata playoff del Pineto che dopo il successo nell'infrasettimanale con il Vasto Girardi fa valere il fattore campo superando di misura al Mariani Pavone il Montegiorgio e arrivando così al quinto posto in classifica, l'ultimo utile proprio per la seconda fase. Squadra abruzzese in campo con il 3-4-3 consueto, ospiti che rispondono con il 4-3-3. Al secondo Mininkleri per il Pineto su punizione fa correre un brivido al portiere Zizzania con il pallone che termina di un soffio alto. Al quarto la risposta della la formazione marchigiana con il tiro cross dalla destra di Misin che costringe Mercorelli alla respinta. Gara giocata su buoni ritmi ma con poche emozioni e con le difese a sovrastare i due attacchi. Bisogna così arrivare al 38esimo minuto con una occasione ghiottissima per il Pineto e con Minnozzi che sotto rete non riesce a mettere il pallone alle spalle di Zizzania. Si disperano i biancazzurri con la gara che resta sullo 0-0 ma che finalmente si ravviva. Al 42esimo c'è infatti un pallone perso dal Pineto con la sfera che arriva a Mandolesi che cerca il gol della domenica mettendo il pallone di un soffio fuori. Passano pochi secondi e si rivede ancora il Pineto al 43esimo con Mininkleri che in mezza rovesciata non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa al 7° minuto Bertolo per la formazione abruzzese per poco non gioca un brutto scherzo a Zizzania che riesce a respingere il pallone. All'8° Minnozzi fa gridare al gol la formazione di casa ma la difesa marchigiana riesce a salvarsi in qualche modo. Al 3° tentativo la squadra di Pomante passa grazie a Romano che di testa salta più in alto di tutti segnando il gol del meritato vantaggio locale. Pineto 1, Montegiorgio 0 e abruzzesi avanti. Al 23esimo però c'è da segnalare il colpo di testa per il Montegiorgio del non entrato Santoro con Mercorelli che è attento. Gara vivace con Minnozzi che al 25esimo regala su punizione solo l'illusione del gol per la formazione abruzzese con la palla che però esce fuori. Al 34esimo Lupoli per il Montegiorgio di testa su cross di Misin fa 1-1 ma Zoppi di Firenze annulla per fuorigioco su segnalazione del primo assistente. Soffre un po' la pressione ospite la squadra di Pomante che sembra anche accusare il caldo. Il match resta così in bilico visto che al 42esimo della Quercia tocca il pallone in area con la mano dopo essere stato vistosamente spinto. Il direttore di gara indica fra le proteste abruzzesi il dischetto con Mercorelli che ipnotizza Lupoli respingendo il rigore. Festa grande in casa biancazzurra con il vantaggio del Pineto che resiste e con il Montegiorgio che non ci sta e che al 44esimo immischia in area abruzzese. Se crea un altro pericolo, poi 5 minuti di recupero e la festa del Pineto per 3 punti dal valore inestimabile. Oggi è stata una bellissima vittoria, sofferta, con una squadra organizzata che ci ha messo in difficoltà. È vero, stiamo facendo un percorso molto positivo, però come ho detto prima ai ragazzi non ci dobbiamo tranquillizzare, non ci dobbiamo cullare sugli allori, dobbiamo continuare il nostro percorso, dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, mancano 6 partite. L'obiettivo nostro, quello che ho detto alla squadra, è quello di cercare di vincere tutte e 6. Poi a fine campionato terremo le somme e vedremo il fine di quella. Però oggi è stata una partita bella, combattuta, giocata da 2 ottime squadre e sono contento. C'è stato un calo fisico, ma penso sia normale, dopo tutte queste partite ravvicinate ci sta oggi. C'è stato il primo caldo vero della stagione e quindi il nostro calo fisico penso che sia normale. Però come ho detto prima, di fronte incontriamo una squadra forte, una squadra organizzata che ha degli ottimi giocatori. Io sono molto soddisfatto, ripeto, perché con la classifica, con la salvezza già raggiunta, preferirei queste prestazioni che dei punti, nel senso lavoriamo durante la settimana, speriamo che la squadra continui a rispondere in questo modo. Venivamo da 2 vittorie belle. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione,
era normale soffrire perché giocavamo contro una squadra forte come il Pineto, abbiamo sofferto, peccato il momento che abbiamo preso il gol, era un momento di sofferenza. L'unico limite di quest'anno che posso dire alla mia squadra è che ogni volta che c'è un momento di sofferenza spesso prendiamo il gol invece di riuscire a tenere botta, però pazienza, per il resto non mi posso lamentare. Io direi che anche il primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, non creando tanto, però avevamo messo in difficoltà soprattutto sul palleggio iniziale, poi è normale che il Pineto è una squadra forte, è venuta fuori. Oh, successo dunque per il Pineto, Romano segna, Mercorelli conserva con una parata molto bella su calcio di rigore. Allora Giacomo, vengo da te per chiederti insomma entrare nell'otto playoff con questo successo, con alcuni recuperi ancora da disputare. Insomma, il Pineto sembra veramente aver cambiato marcia da un po'. No, ma sicuramente stiamo lavorando ogni giorno, pur sapendo che non è facile, perché comunque giocare ogni tre giorni è difficilissimo, pure recuperare le energie, però comunque ci stiamo impegnando, stiamo facendo un grande lavoro sia noi ragazzi della squadra, sia lo staff, sia la società, quindi giocheremo sicuramente ogni partita per vincere e cercando di arrivare il più in alto possibile. È cambiato qualcosa? Insomma, dalla ripartenza in poi è sembrata una squadra più convinta, non lo so, almeno questo è dal di fuori. Poi noi ovviamente non viviamo gli spogliatoi, quindi magari... No, io sono arrivato qua praticamente quando è arrivato il mister Pomante, quindi non sapevo prima la situazione com'era. Ovviamente c'è stato il cambio di allenatore, col mister invece stiamo facendo un grandissimo lavoro, seguiamo ciò che ci dice e andiamo avanti per la nostra strada. Ecco, avere due giocatori che sono molto ispiratori, come Mininkleri, come Minnozzi, per il tuo mestiere, che è quello di fare gol, un po' le cose le agevola? Sì, assolutamente, ma non dimentichiamoci che comunque c'è anche gente come Bugaro, come Cernaz e tanti altri che comunque sono giocatori importanti. Abbiamo una rosa fortunatamente abbastanza lunga, quindi... il livello è molto alto e diciamo che sono fortunato ad avere dei compagni di reparto così. Oh, Andrea, a proposito del Pineto, tra un po' ascolteremo anche le parole del presidente Silvio Brocco al termine della gara, evidentemente soddisfatto. Anche questa, come abbiamo detto in più di una circostanza, per il Giuliano sembra una squadra che ha trovato adesso la sua identità e che probabilmente un po' di rammarico c'è, perché avesse giocato così dall'inizio, adesso forse chissà dove sarebbe. Il rammarico ci deve essere, perché il Pineto, per ammissione del suo presidente, vuole essere ambizioso e anche quest'anno purtroppo il Pineto non riesce a fare una cosa che è nelle corde di questa società e anche di questo organico, cioè lottare per vincere il campionato. E c'erano le possibilità per farlo, e purtroppo non è accaduto, e magari ci si riproverà il prossimo anno, però il Pineto... Il presidente Brocco comunque sicuramente non lesina sforzi di natura economica e dovrebbe essere ripagato dai suoi giocatori con la capacità di saper lottare per la vittoria del campionato, non per il quinto posto. Ma questo è un discorso che era più pertinenza dell'inizio della stagione, quando comunque si è fatta fatica anche in questo caso a trovare un'identità di squadra, anche qui tanti giocatori che andavano e venivano, e questo poi si è riflesso sull'andamento della squadra all'interno della gestione a Maulo. Poi con la rosa più stabilizzata, con l'avvento del nuovo allenatore, anche qui il nuovo allenatore trova subito, grazie al lavoro, grazie all'intuizione, riesce a trovare subito la giusta chimica, il giusto assetto. Non era facile e la partita di oggi lo ha dimostrato, ma arrivano i risultati e la squadra piomba in zona playoff. Oggi il Pineto ha faticato perché aveva impegni ravvicinati, mercoledì partita iperdispendiosa in trasferta a Vasto Girardi, in altura quasi 1500 metri, lì non si respira bene. E oggi una gara contro una squadra molto in salute come il Monte Giorgio, è chiaro che alla fine arrivi e sei un po' in sofferenza. Gran parata di Mercorelli, perché quello è un rigore, si dice che l'attaccante lo sbaglia di solito quando un rigore non viene trasformato. Io da quello che ho visto, una gran parata di Mercorelli, prima ancora con un errore di Lupoli, un gran gol di Romano, mi pare il quarto consecutivo, e quindi questa squadra riesce anche in giornate come quelle di oggi, con un po' di sofferenza,
nonostante le fatiche delle giornate pregresse, a fare risultato. Questo vuol dire che il Pineto ha la forza per poter lottare per vincere il campionato, e l'anno prossimo io penso che sarà l'obiettivo di questa società. Il presidente Brocco vuole essere ambizioso e deve essere ripagato dei suoi sforzi. Giacomo, invece l'obiettivo da qui in avanti qual è a questo punto? Ma l'obiettivo è cercare, come già detto prima, di vincere tutte le partite e giocare sempre al massimo come stiamo facendo, e poi a fine anno tiriamo le somme e vediamo dove siamo arrivati. Entrare nell'otto playoff, lo si dice sempre, spesso porta poco o nulla, però mai dire mai. No, vabbè, sicuramente, comunque è importante e sicuramente fa piacere stare in alto. Quindi è uno stimolo in più pure per noi per fare bene, e quindi sicuramente ci impegneremo al massimo per raggiungere almeno dal quinto posto in poi. Oh, vediamo gli episodi da Moviola. Sono due, Andrea. Uno è il gol annullato al Monte Giorgio e l'altro è il calcio di rigore assegnato al Monte Giorgio e poi fallito. Vediamo il primo episodio, che dovrebbe essere il gol annullato, c'è questo traversone da destra di Misin, il colpo di testa credo di Lupoli, sì. Che però mi pare, rispetto a Bertolo, è certamente in fuorigioco. Vedo sia Pepe che Della Quercia che alzano la mano, da questa prospettiva è certamente davanti a Bertolo. Stefano, tu che sensazione hai? Difficile. Sul primo difensore avanti, bisogna capire dietro, ma difficile da valutare così, molto difficile. Andrea, la sensazione è che la sicurezza con cui alzano il braccio i difensori del Pineto, però quella è di default. Guarda, un giudizio vero e proprio definitivo non lo si può dare rispetto a Bertolo, è più avanti, quindi in fuorigioco. Rispetto agli altri, francamente, non so, perché c'è un giocatore, l'ultimo che sbuca tutto sulla parte sinistra dello schermo, che è un po' più indietro, non è perfettamente allineato quando compare, però compare, quindi non so se può essere lui a tenere in gioco Lupoli oppure no. Rispetto a Bertolo è chiaramente più avanti. Giacomo, è inutile che io ti chieda un giudizio perché te eri lontano. No, ma infatti dalle immagini non si riesce a capire quale sia stata la scelta giusta. Io penso che sia stato in fuorigioco, poi non lo so, perché dal campo è pure difficile da dire. L'assistente era Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido, e invece vediamo il calcio di rigore assegnato al Monte Giorgio, che arriva da questo calcio d'angolo, colpo di mano di Della Quercia, che però, come ha sottolineato anche Paolo Renzetti in fase di commento, viene spinto da Lupoli alle spalle e quindi tocca la palla con il braccio perché le allarga per far capire probabilmente all'arbitro dell'incontro che ha subito fallo, non perché voglia andare sul pallone. Stefano? Ma non lo so, perché comunque le braccia sono proprio belle larghe, quindi aumenta questo volume in aria. La spinta potrebbe esserci da parte di Lupoli e quindi secondo me poteva anche non starci il calcio di rigore. Andrea? Sì, effettivamente la spinta c'è ed è fondamentale per sbilanciare Della Quercia e fargli allargare oltre misura il braccio. Per me non era rigore, era fallo in attacco. Giacomo? No, io ero uscito, quindi cioè dalla panchina pure noi abbiamo avuto la sensazione che comunque Lupoli l'avesse spinto, quindi secondo me non era rigore. Poi ovviamente è stato bravo Mercorelli che ha fatto una grandissima parata. Ci ascoltiamo le parole del presidente Silvio Brocco, il presidente del Pineto. Presidente Brocco, vittoria sofferta soprattutto nel finale di partita, vittoria preziosissima che vale il quinto posto, l'aggancio alla zona playoff. Sì, è stata una bella partita, molto combattuta, onore ai nostri avversari che hanno giocato una partita sempre decisa in attacco. Noi abbiamo realizzato un bellissimo gol, una vittoria voluta. E alla fine insomma l'abbiamo centrata. Certo è la squadra che un po' ha risentito di queste partite continue tra domenica, mercoledì e domenica,
Non dimenticate che abbiamo vinto anche Passi Girardi mercoledì, affrontando pure una squadra che tenevano molto a far bella figura con noi, quindi sono tutte partite e mi sembrano tutte delle finali, quindi è bellissimo così. Quinto posto in classifica, ma voi non volete ovviamente fermarvi, cercherete ancora di migliorare questo piazzamento se sarà possibile? Ah, certo, indubbiamente, abbiamo due partite da recuperare e quindi ci teniamo molto a risalire quella classifica che all'inizio, nei pronostici iniziali, eravamo inseriti tra i primi posti. Questo posto attuale in classifica è quello che lei auspicava, come diceva anche nella qualche istante fa, ma guardando al futuro, guardando alle prossime settimane, si parlava anche di questi playoff, ma della possibilità che possano anche non disputarsi però. Beh, certo, è un po' difficile affrontare anche i playoff. Se il campionato, come preventivato, finisce il 20 giugno, penso che non c'è un tempo tecnico per disputare i playoff. Poi aspettiamo la Lega, le decisioni dall'alto, insomma. Per chiudere, il presidente Brocco sta pensando anche al futuro. Ah, adesso godiamoci questo finale di campionato, sperando che il Pineto possa continuare a vincere. E poi subito, immediatamente, dobbiamo ridare un progetto per iniziare il campionato, immediato. Progetto che potrebbe e dovrebbe vedere sulla panchina bianca-azzurra Marco Pomante. Io me lo auguro che lui possa rimanere, dipende dai risultati, sta facendo molto bene, aggrega molto il gruppo, è vicino alla squadra, sta lavorando tantissimo e quindi il mio augurio è che lui possa continuare a far bene, perché no, non ci sono preclusioni di nessun genere. Conferma, almeno stando alle parole del presidente Brocco, per Marco Pomante. A Giacomo, prima di salutarlo, chiedo che tipo di allenatore è Marco Pomante, che di fatto è la prima esperienza, perché è vero che allenava la Juniores del Pireto, però è chiaro che misurarsi con una prima squadra è un po' diverso. Che allenatore è? Ah, il mister comunque ci dà tanta serenità, tanta tranquillità, poi comunque è sotto gli occhi di tutti che è molto preparato, quindi noi seguiamo alla lettera quello che lui ci dice, i consigli, e cerchiamo di mettere in campo quello che ci offre. Oh, Giacomo, visto che noi ti abbiamo richiesto e hai segnato il gol vittoria, vuoi che ti chiamiamo tutte le settimane, l'anno prossimo magari? Magari, con molto magari, piacere. Noi abbiamo, considera 35, no, perché poi ci sono i turni infrasettimanali, 35 puntate, se vuoi 35 gol, che dici? Potrebbero stare bene? Ti metto la firma con molto piacere. Va. va bene, grazie Giacomo, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi Lupo, e buona serata, grazie mille. Grazie a Giacomo Romano per essere stato con noi. Tra poco il servizio di Vasto Girardi Vastese. Il prossimo anno il Pineto reciterà un ruolo importante con un nuovo direttore sportivo, con un progetto ancora più ambizioso. Questa non è una domanda, è una considerazione. Vedremo, allo stato attuale c'è ancora innanzitutto da concludere questa stagione. Ti aspetti che ci saranno dei cambiamenti? Dipende dall'obiettivo che ha la società. È una società che è ambiziosa e poi quando si va avanti per anni, no? Sempre con le stesse figure e non si riesce a far bene, viene da sé poi provare a cambiare. Lo si è visto anche con Amauro, poi è stato ripreso, poi è stato esonerato, quindi facendo... Però secondo te Pomante? Marco, secondo me Pomante potrebbe. È un allenatore che, certo, ha dimostrato di poter lottare, sì, per il vertice, perché non era, ragazzi, non dimentichiamoci mai che questa, no, è una squadra che aveva 8 recuperi, se non erro. Ma era una situazione è tornata, difficile. È tornata dopo non aver giocato tantissimo tempo e ha cominciato ad inanellare una serie di risultati. Attenzione, non risultati scontati per nulla. Ha vinto a Notaresco, mercoledì, come ci ha ricordato prima Andrea, ha vinto a Vasto Giardi, cioè anche partite complicate. Vuol dire che evidentemente questo è un gruppo che crede in quello che sta facendo. Ma non era facile nemmeno, perché pensate che il Pineto era quasi in zona play-out e poi quando entri in quel vortice non è facile tirarsi fuori, soprattutto con tutti quei recuperi. È stato bravo a lavorare sulla testa dei suoi calciatori e adesso secondo me merita la riconferma. Ha fatto, sì, Andrea? Ha fatto circa 2 punti a partita Pomante.
ho fatto un rapidissimo conto, magari poi lo farò un po' più accurato, ma siamo sui 2 punti scarsi a partita, quindi insomma una media importante. Eh sì. Una media importante tenuto conto che si è giocato con questa frequenza, quindi tenere questa media con tutte queste partite ravvicinate non era affatto semplice, anche se è una squadra forte. E poi lui ha individuato questo quasi scientifico turnover che sta pagando, perché la squadra riesce ad avere continuità. Assolutamente sì. Oh, ragazzi, concludiamo il nostro giro andando al Ditella di Vasto Gerardi, sconfitta per la Vastese, indolore per fortuna, perché insomma le due retrocessioni, come dicevamo prima, hanno tolto molte castagne dal fuoco. Certo. Anche non che la Vastese stesse lì, però insomma, meglio essere sicuri. Vediamo la vittoria del Vasto Gerardi contro la Vastese per 2-1. Il Vasto Gerardi torna al successo, battendo 2-1 la Vastese con una prestazione di sostanza e qualità. Prosperi tiene a riposo Mercai per un problema alla coscia e manda in campo Fioretti al suo posto. Designata per la regolarità del confronto è la signora Graziella Pirriatore di Bologna. Il primo squillo è di marca locale, con Guida che si gira e tira. Boccanera blocca in 2 tempi. Al 19° il Vasto Gerardi la sblocca. Di Filippo a terra Fioretti in area. Per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto si presenta Fioretti che spiazza Boccanera. Vasto Gerardi 1, Vastese 0. Neanche il tempo di festeggiare che i locali restano in 10. Mamona mette il turbo e si invola verso la porta di guerra. Pacciardi lo ferma con le cattive al limite dell'area di rigore e viene espulso per fallo da ultimo uomo. Locali in 10. La punizione seguente, calciata dallo stesso numero 10 biancorosso, non crea problemi all'attento guerra. Minuto 29. Mamona crossa da destra. Martiniello fa 1-1, ma il fischietto bolognese annulla per fuorigioco. 4 minuti dopo, lo stesso attaccante, ex Campobasso, spedisce al lato da buona posizione. Il Vasto Gerardi, quando affonda, fa male e trova il raddoppio. Grande azione di Salatino che va via diversi avversari e conclude in diagonale. Palla sul palo, sulla respinta, e Guida, il più lesto di tutti, a firmare il 2-0. Con il montaggio di Loreto Cerasuolo siamo nella ripresa. Passa un minuto e la Vastese va vicina al gol. Corner di Obodo respinto dalla difesa di casa. Sfera a Mamona che conclude debolmente. Guerra para. Dopo il palo di Raucci, da distanza siderale per il Vasto Gerardi, la formazione di D'Adderio accorcia le distanze. Mamona controlla in area di rigore, si gira e tira. Cuoio sul palo, con Diallo che è il più lesto di tutti e lo spinge oltre la linea. Vasto Gerardi 2, Vastese 1. A questo punto la formazione abruzzese attacca a testa bassa alla ricerca del pari. Minuto 31, Monza serve Martiniello, conclusione deviata in corner. 3 minuti dopo Monza appoggia a Mamona, che da buona posizione conclude alto. Minuto 40, Di Filippo corregge in rete di testa il pallone del 2-2. Gol invalidato per posizione irregolare del numero 2. 120 secondi dopo, sul traversone di Diallo, Martinez ci prova al volo. La sfera si spegne sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica del gol. Il Vasto Gerardi esulta per i 3 punti conquistati e si proietta al derby di mercoledì con il Campobasso. Per la Vastese l'occasione del riscatto passa dalla sfida contro il Pineto. Sì, abbiamo preso 2 gol rigore e poi l'altro gol insomma da un fallo laterale e certamente insomma lì siamo andati 2-0, ci siamo complicati la vita da soli. Poi il secondo tempo un po' la superiorità numerica, un po' la volontà di riprendere la partita, abbiamo fatto meglio, abbiamo creato qualche occasione, anche se poi anche Raucci ha preso un palo insomma in un'azione di contropiede, però ci stava anche quello, però insomma certamente una prestazione sottotono. Soprattutto quando siete rimasti in 10, forse si poteva fare qualcosa di più. Siete rimasti. Vi facciamo questa domanda? Vai. Soprattutto quando siete rimasti in superiorità numerica, si poteva forse fare di più.
Sì, certamente, si poteva girare meglio dalle fasce, andare più sull'uno contro uno, però anche queste partite ravvicinate poi non ti consentono di essere lucido e fresco con le gambe, quindi anche questo poi comporta il voler riprendere tutto e a tutti i costi e perdi quelle geometrie che dovresti avere invece. Mercoledì si torna in campo, partita contro il Pineto da recuperare, altro match dall'elevato quoziente di difficoltà. Sì, voi avete visto che nonostante avete giocato bene, nonostante avete avuto quattro occasioni davanti alla porta, poi avete perso. E quindi questo la dice lunga sulla forza della squadra avversaria, perché è una squadra che pur avendo avuto poco poi ha vinto, perché i giocatori sono forti e hanno una continuità di azione costante. Ecco mister, un ultimo pensiero da Molisano sul Campobasso. Si va verso la promozione, manca ovviamente la matematica, c'è ancora un po' di strada da fare, però è l'anno giusto, sta andando tutto per il meglio. Ma io ora i risultati di oggi non li so e quindi non so che cosa sia successo, però devo dire che Campobasso ha un'organizzazione di gioco, ha dei giocatori validi e ha un allenatore di alto livello. Secondo me a tutto questo si aggiunge un'ottima società, mi dicono, la città la conoscete e la conosciamo tutti quanti, penso che siano tutti i presupposti per tentare di arrivare fino alla fine primi in classifica e quindi sicuramente insomma faranno fino alla fine, lotteranno per arrivare a questo risultato. Oh, queste le parole di Fulvio D'Addario, sconfitta indolore per la Vastese, Stefano, che non intacca insomma un campionato e soprattutto anche in questo caso la gestione D'Addario, che bisogna dire la verità ha portato grande compattezza, grande solidità a questa squadra. Simile a quella di Bitetto al Giulianova. No, ha avuto lo stesso impatto sulla formazione aragonese, perché non era partita, anche se a Vasto poi si era partiti per fare bene, poi le cose non sono andate così come voleva anche il presidente, poi l'arrivo del mister ha dato la scossa. Sì, secondo me, a parte questi playoff poi annullati, la Vastese poteva tranquillamente salvarsi evitandoli, però meglio così, dai. Eh sì. Oh, intanto sono iniziate le partite sì. Di Serie A. La Juve in vantaggio con Chiesa a Bologna. Avrei voluto Maurizio che mi desse subito il dual box in maniera repentina. Le altre sono sullo 0-0 tranne Sassuolo, anzi no, non sono tutte sullo 0-0, caspita. Segnato il Sassuolo con Kyriakopoulos sulla Lazio, segnato anche lo Spezia con Daniele Verde. Oh Andrea, Daniele Verde mi dà l'assist veramente in 20 secondi per parlare, visto che parliamo di un ex del Pescara, tu dici ma che gancio sei andato a prendere. La vittoria della promozione nel campionato di Primavera 2 del Pescara di Gigi Ervese, vinto oggi sì. Anche contro il Pisa, e dunque promozione nella categoria superiore ci sarà? La società si è mossa per avere una deroga, perché con la retrocessione della prima squadra in Serie C la Primavera dovrebbe giocare in realtà campionato di Primavera 3, però visto che questo campionato il Pescara lo ha vinto e che lo scorso anno la salvezza è stata decretata per l'interruzione del campionato da terz'ultima in classifica che magari avrebbe dovuto giocare il play-out, quindi è stata una promozione, una retrocessione sin troppo barbara dalla Primavera 1 alla Primavera 2, mettendo insieme i due fattori la società ha chiesto una deroga. Staremo a vedere se poi la Federcalcio accorderà questa deroga a una squadra che ha vinto due campionati nel giro di 3 anni, due campionati di Primavera 2, e si sarebbe potuta salvare nel campionato di Primavera 1. Quindi insomma, da quel punto di vista il Pescara si è tolto tante soddisfazioni che meriterebbero insomma di essere ripagate da questa deroga. Staremo a vedere. Complimenti domani però a Gigi Ervese. Assolutamente, complimenti davvero a Gigi Ervese, peraltro un amico dell'Abruzzo del Pallone, gli facciamo i complimenti così come tutti i ragazzi della Primavera Biancazzurra, ovviamente per tutte le tematiche, per l'analisi del post retrocessione, anche della questione Primavera. Domani sera, ore 21,
Replay con Enrico Rocchi, ritroverete Andrea Costantini, che saluto e che ringrazio. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Grazie a voi, ciao. Grazie a tutta la squadra di TV6. Noi torniamo domenica 6 giugno, perché settimana prossima di fatto ci saranno solo recuperi, non c'è campionato. Domenica 6 giugno il prossimo Abruzzo del Pallone, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.